Race 1, Powells, Prosek, Membrano, seconda fila, Break, Demelen, Hotting. Partiti! Con il numero 552, Kobe Powells, 549, Stanislav Prosek, 546, Membrano. Numero 542. Dovremmo passare qui sotto. Difficilissimo perché sono praticamente tutte uguali le auto, quindi sappiamo che Powell è al comando, numero 552. Adesso saremo più chiari, ricordiamo cinque giri previsti, saremo più chiari adesso al passaggio. Subito dal 546 541, Victor Brank in fila con la tornata del bar, ci porta in terza posizione, grande Victor Brank, entrato decisissimo Victor Brank, ne ha fatti fuori tre, ma il comando ci sembra come Powers. Membrano che lo tallona da vicinissimo, si è fatto sotto il 546. Austriaco. Eccoli al passaggio, attenzione! Attacco! Ma Powers non ci sta! Con il 552 al suo inseguimento, poi col 541 Victor Brenz, poi Bruse, Kotting e Delemel. Centrale, tutti che pennellano stretto, sembra prendere qualche metro, 546, sembra averne qualcosa in più anche solo per come ha sorpassato all'esterno. Sì, sembra proprio avere una spinta in più in questo momento. Tanto il miglior tempo è proprio di Membrano finora. Se Powers riesce a reagire e farsi sotto ancora per la prima posizione, vanno tutti e due verso la curva centrale. Sembrava aver perso qualche metro Powers, ma adesso ha recuperato qualcosina, ma Membrano mi sembra in grado di gestire a suo piacimento in questo momento la gara, mentre gli altri quattro sono tutti molto più vicini. Resiste Bracic al terzo posto con il 541, ma non riesce a avvicinarsi a Powers. Membrano se ne va. 546 se ne va. 303. Adesso sembra quasi. Guardate che bella invece la battaglia per il terzo posto. Prince, Bruse, Kotting, Delemel. Tutti vicinissimi, qualche spinton. Adesso sembra Prosek davanti. E intanto Membrano va a vincere questa race davanti a Kobe Powers. Motore al massimo, via! Grande bagarre sin dalla prima curva. Qualche toccata proibita forse.
172 per Nordstrand al primo settore. Adesso vediamo il primo giro. 5-6. Decisamente davanti a tutti, qualche metro di vantaggio, mentre dietro è grande bagarre tra Pujol e Perez e a seguire tutti gli altri. Eccoli sul dosso, vediamo al secondo giro.
c'era una motivazione per cui. Intanto il secondo giro, ricordiamo in totale sono 5. Pujol 1-0-2.
sembra rispetto a prima. Speriamo che rimanga così. Se si è calata un attimo, così non ci sono problemi. E intanto, Brands 102-913. Che ritornano qui alla curva del bar. Sembra avere un po'
Bowers in prima posizione, Samuel Brent secondo e Demelin terzo, se ho visto bene. Eccoli all'ultimo curvone che mette sul rettilineo d'arrivo per il primo giro della Cross Car Academy Race 2. Prima posizione.
Grazie.